È diventato virale in queste ore un video in cui un prof tira un sonoro ceffone a un alunno in classe. Vediamolo insieme. Ora vi dico la verità, quando ero alle elementari di questi ceffoni non sapete quanti ne ho presi. Feci la prima e la seconda elementare in un collegio di suore francesi e una volta feci cadere una sedia distrattamente. Fui letteralmente trascinato da un orecchio per tutto il corridoio affinché tutti sapessero quale alunno maldestro ero. Oggi però episodi di questo tipo finirebbero subito alla Procura della Repubblica. Ed allora, volete o non sapere quando denunciare il vostro professore? O fin dove può arrivare il rimprovero del professore agli alunni? Ed in definitiva, quali sono i possibili reati degli insegnanti ai danni degli alunni? Ve lo spiegherò subito dopo la nostra sigla. Il reato che potrebbe essere contestato al prof nell'episodio che abbiamo appena visto è quello di abuso dei mezzi di correzione. La punizione è della reclusione fino a 6 mesi. Questo reato scatta quando viene commessa una violenza ai danni dell'alunno, in qualsiasi momento in cui questi è affidato alle cure degli insegnanti, quindi da quando entra nell'istituto scolastico a quando ne esce. La violenza del prof non deve essere necessariamente fisica, ma può anche essere psicologica. Potrebbe allora trattarsi di un comportamento del docente che umilia, che svaluta, che denigra o magari che violenta psicologicamente un alunno, anche se è compiuto con l'intenzione educativa o di disciplinare l'alunno stesso. È stato ad esempio condannato un insegnante che aveva costretto un alunno a scrivere per ben 100 volte sul quaderno la frase sono un deficiente, tipo Bart Simpson. Affinché scatti l'abuso dei mezzi di correzione, il pericolo di una malattia fisica o psichica non deve essere necessariamente accertato con un certificato medico o magari con una perizia, ma può anche essere desunto dalla stessa natura dell'abuso. Pertanto le conseguenze della condotta del professore possono ritenersi gravi quando, anche senza bisogno di un'indagine da parte di un medico, risultino comunque capaci di produrre le lesioni fisiche o lo stato di umiliazione e d'ansia psicologica. Nel nostro caso il prof, se anche non ha fatto male all'alunno, lo ha certo mortificato e dunque potrebbe ben essere denunciato. Se il docente vuole riprendere un ragazzo intemperante o correggerne le carenze nello studio, non può certamente fare uso della violenza fisica, ad esempio con urla esagerate o con percosse di vario genere, tra le tante ad esempio le tirate di capelli. È vero, al docente spetta il potere, ma soprattutto il dovere di insegnare ed educare i ragazzi sottoposti ai suoi insegnamenti. Egli deve correggere le intemperanze del minore, assegnandogli però la classica nota sul registro o al massimo convocando i suoi genitori per richiamare il ragazzo e segnalarne i comportamenti poco corretti. Oppure, sempre ad esempio, verificato lo scarso rendimento dell'alunno, può imporgli magari un supplemento di compiti da assolvere a casa, anche per correggerne il comportamento volutamente svogliato. In definitiva, l'insegnante non può certo umiliare lo studente imponendogli di indossare il famoso cappello con scritto sono un asino o fare come la maestra fece con me quando avevo appena 7 anni. Facciamo allora un elenco a titolo esemplificativo di quando si può denunciare un insegnante. Sicuramente in caso di lesioni, per esempio se il giovane riporta dei lividi, oppure anche in caso di percosse o schiaffi senza che ci sia bisogno di una malattia vera e propria. In caso di umiliazioni che, se ripetute, potrebbero far scattare il reato ancora più grave di maltrattamenti in famiglia. Vi ricordo infine che in alternativa alla denuncia potete sempre presentare un esposto al provveditorato agli studi. Dunque, se uno di questi episodi dovesse presentarsi davanti a voi, sarete voi stessi a insegnare al vostro professore qualcosa e cosa gli direte? Caro prof, oggi sei tu a imparare che questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.